Quando sono morte le tre scimmie? Quando siamo entrati nel Mar Rosso. Ma non avrete mica intenzione di metterci in quarantena? No, speriamo di no. Quanti uomini ci sono a bordo? 15 marinai e 2 passeggeri. Li faccia venire subito all'infermeria. Attenzione, attenzione! È vietato lo sbarco per tutti. I passeggeri e gli uomini dell'equipaggio si rechino immediatamente sul ponte coperto per essere sottoposti al controllo sanitario. Allora, 2 alla volta, per favore, e con ordine. Vengano loro. Emigranti che rimpatriano? No, signorina, prigionieri di guerra. Dopo tanto tempo? Per 5 anni. Poi abbiamo tentato di farci una vita laggiù. Non ci è andata bene. Dottore, sarà una cosa lunga questa storia del sangue. Domani mattina saprete i risultati dell'analisi. Grazie. Ce li porta lei, signorina? Sì, è probabile. Beh, meno male. Credevo proprio di dover restare in quarantena. Certo che per lei, comandante, sarebbe stato un grosso guaio. Lo credo. È meglio che sia finita così, Le cartelle delle analisi le tiene lei? Sì, signorina, le tengo io, grazie. Quando penso che dovremo ricominciare tutto da capo, mi fa quasi paura. Ma perché, scusa, lo abbiamo aspettato tanto questo ritorno al nostro paese? Sì, ma adesso che ci sono in patria ho paura. Cosa credi, che qui troverai degli amici? Tu cercherai lavoro e non lo troverai. Ah! Io laggiù al mio paese non riconoscerò più nessuno. Non so nemmeno che cosa ci vado a fare. E allora perché non tentiamo alle acciaierie dove eravamo prima? Hanno aspettato proprio noi. Adesso vado a stare un po' con i miei genitori, poi qualcosa deciderò. Se dobbiamo dirci addio, è meglio che lo facciamo qui. Ti scriverò, Stefano. Sono sicuro che presto torneremo insieme. Ciao, Stefano. Si sbarca, eh? Sì, era ora. Si sbarca, ragazzi. Mamma! Stefano! Mamma cara, mamma. Perché sei venuta a Napoli? T'ho telegrafato di aspettarmi al paese. Buongiorno, signorina. Signorina! Signorina! Mi scusi, un'informazione. Mi può dire, per favore, per andare in via dei carrozzieri? È dalla parte della porta. Ma lei non è di Napoli? Sì, sì, sono di Napoli, ma mi trovo così spaesato. Le dispiace se mi accompagno poi con lei? Se può esserle utile. Tanto è anche la mia strada. E il suo compagno? Se n'è andato al suo paese con sua madre. Io sono rimasto solo. Non l'aspettava nessuno? No, nessuno, signorina. Beata lei che ha una casa. Le auguro di sistemarsi presto. Guardi, la via dei carrozzieri è la prima a sinistra. Grazie. Buongiorno. Signorina, mi può dire per piacere, lei come si chiama? Lucia Salviati, perché? No, niente, così. Buongiorno. Buongiorno. Mamma! Che vuoi? Dove sono andati a finire i miei disegni? Quelle carte che avevo lasciato prima di partire? Non so. Le ho viste... le ho messe via, ma in qualche parte devono essere. E allora guarda un po' se le trovi, mamma. Thank you.
Vengo subito. Papà, in un libro di preghiera ho trovato delle cambiali e un avviso del tribunale. Perché non mi avete detto che la casa e gli attrezzi sono sotto sequestro? Sei tornato da una settimana, figlio mio. Non volevo darti un dispiacere, dopo tutto quello che hai sofferto. Ora tutto è meccanizzato, cosa vuoi che se ne facciano i padroni delle braccia d'un vecchio? Abbiamo dovuto fare dei debiti per tirare avanti. Non siamo riusciti a riscattare la casa e così... Già, capisco. I figli a rischiare la pelle, i genitori a casa a morire di fame. Forse è meglio che io ritorni a lavorare in città come prima. Guadagnerò certamente di più e potrò aiutarvi meglio. Non sarà facile trovare un posto. Mi ha scritto quel mio amico che è stato in prigionia con me. Dice che forse potrei riavere il mio posto allo stabilimento dove lavoravamo prima. Bisognerà pensarci. Ti ho preparato un buon caffè. Grazie, mamma. E come mai si è spento il lumino la Madonna? Eppure l'olio c'era. Ci penso io, mamma. Lo accendo subito. Va bene così? Certo. Non deve mai spegnersi. Stefano, fatti vedere. Ma come, sei già di partenza? Per forza, don Quirino, voglio tentare di aiutare i miei vecchi. Avrai trovato molte cose cambiate qui. Sì, ma il più cambiato sono io. Hai passato tanti dolori, eh? Forse qualcuno di troppo per un uomo solo. Beh, il peggio ora è passato. Abbi fiducia nella divina provvidenza. Don Quirino, lasciate perdere, io alla divina provvidenza non ci come? Credo. Sei diventato un ateo. Avrei troppe cose da rimproverare lassù. Preferisco pensare che non ci sia nessuno. Figliolo, tu bestemmi. La giustizia divina. Ma che giustizia, parola buona per quelli che si illudono. Arrivederci, don Quirino, arrivederci. Inutile suonare, non c'è nessuno in casa. Lei qui? Sì, abito qui. Sono arrivato adesso dal mio paese. Oh, ma allora sta comodi, entri un momento. Non si disturbi, grazie, posso attendere qui. Scommetto che è lei l'anima pietosa che ha aiutato Francesco a trovare casa. Oh, ha fatto tutto da sé, lei lo conosce bene, no? Altro che. Appena sbarcato mi si è attaccato alle gonnelle. Sul mio portone ha visto un cartello di affitta, sì, e siamo diventati coinquilini. Ma anche lei è venuto a stabilirsi a Napoli? Sì, voglio tentare la sorte in città, se finalmente mi venisse un po' di fortuna. Ma non ci spero troppo. Non bisogna essere pessimisti fin da principio. L'esperienza di questi ultimi tempi non mi dà molta fiducia nell'avvenire. Francesco ha trovato lavoro? No, non ancora. La mattina, quando rincaso, gli porto sempre il giornale per gli annunci economici. Lei lavora di notte? Sì, all'ospedale maggiore. Francesco lo può trovare al bar all'angolo della piazza, ci va sempre. Posso lasciarle la mia valigia? Certamente, venga. Oe! Qui, sei già arrivato. Una volta deciso, meglio non perdere tempo, no? Un caffè. E come hai fatto a trovarmi qui? È stata la tua vicina di casa, sai, quell'infermiera di bordo. Ah, Lucia, Lucia è una ragazza d'oro, sai, bella e buona come un angelo. E c'ha una voce, sai, dovresti sentirla cantare. È proprio una cannonata, sai. Senti, tra Inter Palermo mettiamo uno, ISO 2. Che vuoi che ne sappia? Ma è questo il tuo lavoro? No, 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 io sto cercando, ma bisogna sempre lasciare la porta aperta alla fortuna. Io ci metto due, forza Palermo. Pronto, caffè?
Però mi avevi scritto che c'era lavoro? Si capisce, sono state cantiere alle raffinerie. E che t'hanno detto? Hanno preso nome e indirizzo. Senti, tra Roma come? Mettiamo uno, Roma. Ma alla fabbrica dove eravamo prima, Matteucci il caporeparto, c'è ancora? Credo di sì, ma io non l'ho visto, dunque, Juventus. Francesco, sono venuto a Napoli per lavorare. Andremo insieme da Matteucci. Va bene, come vuoi. Fiorentina-Napoli, Fiorentina-Napoli, gioca Medeggia e Pisonne, mettiamo due, no? Vince Napoli. Due. Tu eri al reparto meccanico, se ricordo bene. Sì, ai torni. Ed ero qui, in fonderia. Cari miei, sono passati tanti anni. Voi siete partiti. Ma non ce ne siamo voluti andare noi. Mica hanno chiesto il nostro permesso per mandarci in guerra. Già. Parlerò io col capo del personale. C'è qualche probabilità di essere riassunti? Vi metterò in lista. Grazie. Come ex operai avete diritto alla precedenza. Per ora siamo al completo, dovete pazientare. Al primo posto libero. E non ti ha mai parlato della sua famiglia? No, mai. Mi ha detto solo che ha studiato canto perché sua madre l'ha voluto. Che è morta la madre? No, ma non sta a Napoli. È molto strano che una ragazza così bella debba fare l'infermiera. E lascia che faccia quello che può. Oh, per me, figurati. Io vorrei ammalarmi per farmi curare da lei. Non te ne innamorare, è troppo bella per te. Qui, troppo bella, io che sono scimmione. Troppo più alta, vuoi dire. Beh, scendiamo qui, andiamo al bar. No, vado a casa a lavorare. Ma io non capisco perché tu vuoi fabbricare per forza un nuovo... Perché se riesco, divento ricco, caro mio. Beh, sarà. Vede, signorina, l'apparecchio è costituito da bagno di evaporazione, rifornimento d'aria, preriscaldamento, flussometro, becker d'evaporazione e fonte di calore. Si porta il bagno di evaporazione alla temperatura di 160 gradi. Dica la verità, signorina. Io le spiego, ma a lei non importa niente? Ma no, mi interessa invece. Dovrà farlo brevettare, immagino. Oh, certo, se trovo lavoro farò delle economie e appena possibile il brevetto costa. Sono sicura che tutto andrà bene. Vorrà dire che lei mi avrà portato fortuna. Vittoria, Stefano! Vittoria! Ma che c'è? Il totocalcio, lo dicevo io. Hai vinto? No, io no. Ha vinto Aielli. Ha fatto 13, 16 milioni, capisci? Scusi, signorina Lucia, mi dia una mano. Ma chi è Aielli? È un operaio. Beato lui, ma noi che c'entriamo? Io mi sono subito precipitato a casa sua. A ieri lascia la fabbrica e si compra un'officina. E il posto di magazziniera agli infiammabili. Resta vacante per noi. Vorrai dire per te? Per me solo, e perché? Ma tu hai avuto la notizia, e il posto aspetta a te. Ah, no, niente favoritismi, La sorte deciderà. Intanto festeggiamo l'avvenimento con un buon pranzetto. Ho comprato tutto, naturalmente il sugo per gli spaghetti lo cucino io. Mi darà una mano lei, Pranzeremo con tutta Napoli ai nostri piedi. Ah. Su, Stefano, diamoci da fare. Signorina, ci dia una mano anche lei. A lei il compito di apparecchiare la non tavola. Non so fare altro. Sentirete che spaghetti, sentirete che sugo, sentirete che vino. Mi sento tutto euforico stasera. E non c'è che dire, si mangia meglio a Napoli che in India. Alla bella compagnia è sempre in onore della nostra cara Lucia. Della nostra cara Lucia e del terzo brindisi. Alla salute della alla signorina. Salute. Alla salute. Chi stai scrivendo? I nostri nomi, non dobbiamo tirare a sorte per il posto? Ah già, sì, a sorte, sì. Ecco fatto, il nostro destino è nelle mani della signorina Lucia. Adesso vediamo a chi tocca, eh? Chi sarà? Dunque. Il momento è solenne. Francesco! Il posto nella fabbrica aspetta te. Ai, bisogna andare a lavorare, è un guaio. Era meglio se al totocalcio dicevo io. Ma, Stefano... Eh? Forse lei non sa cosa vuol dire essere amici. Amici sul serio. Una volta in guerra, Francesco mi ha salvato la vita durante un'azione. Oh, finiscila, eh? Stasera non bisogna parlare né di guerra né di tristezze. Signorina Lucia, facciamo un po' di musica. Ah, sì, perché sì. Non ci canta quella canzone, quella che canta sempre lei? Come fa? No, io non canto. Non posso più venire a prenderti. Il portiere fa sempre delle difficoltà a lasciarmi passare. Senti, sei stata alla Naval Meccanica? Sì, ci sono andato, riduzione di personale. Anche oggi ho girato tutto il giorno a vuoto. Io ho già consegnato i tuoi disegni al capo del reparto tecnico e mi ha promesso che li avrebbe consegnati in giornata all'ingegner Viscardi. Oddio, speriamo bene. Certo, capirai, Stefano, sono cose un po' lunghe. Intanto non ho più un soldo e non posso restare a Napoli. Vabbè. Tanto io questa settimana faccio gli straordinari, no? Non posso e non voglio vivere più alle tue spalle. Sta dicendo un uovo nelle fesserie. Se per sabato non ho trovato lavoro... Me ne vado. E dove?
in un altro luogo, in un'altra città, ho bisogno di guadagnare. Ho due vecchi da mantenere. Meno male che oggi è lunedì, così avrai ancora una settimana per pensarci sopra. Dai, coraggio, vai! Coraggio, coraggio, si fa presto a dirlo. Grazie, sorella. Prego. Attenda un momento qui. Lucia, c'è una persona fuori che ti cerca. A me? Sì. Qui, a quest'ora. Mi scusi, Lucia, se mi sono permesso. Mi dica. Sono venuto a salutarla. Parto domattina. Parte? E perché? Non posso più rimanere a Napoli senza lavoro. Ma no, Stefano. Deve ancora lottare, insistere, non può arrendersi. Ormai ho bussato a tutte le porte, ma non ho più fiducia. È doloroso far dipendere il proprio avvenire dal denaro. Ma non posso farne a meno. No, Stefano. Non se ne vada. Lei dispiace molto? Sì, molto. Le voglio dire una cosa, signorina Lucia, prima di salutarla per sempre. Io non ho mai creduto alle donne, ma lei mi ha fatto cambiare opinione. E se mai nella vita dovessi innamorarmi, mi innamorerei di una donna come lei. Ma, Stefano, che cosa dice? È la verità. L'ho offesa? No. Pensavo che io e lei insieme. È impossibile, Stefano. La capisco. Non basta amare la propria moglie. Bisogna poterla mantenere. No, questo non c'entra. E allora? Non posso. C'è qualcun altro? No, glielo giuro. Ma non mi chieda più niente. Forse un giorno saprà. E mi comprenderà. In ogni modo, io conserverò di lei il più caro ricordo. Capisce, vero? Il più caro ricordo. Lucia, non mi lasci così. Vada via adesso, vada via, la prego. Lucia. Che hai, Lucia? Nulla, mamma. No, Lucia, lo vedo dai tuoi occhi. Hai qualcosa? Ti assicuro, niente. Non avere segreti per la tua mamma. Ti sei innamorata? Ho paura di sì, mamma. Paura? Perché? Non è libero? No, no. È un bravo giovane. Non ti ama? Io credo di sì, ma... E allora? No, mamma. Non ci devo pensare. Per me, vero? Lui non sa. Ma credi che se sapesse della mia disgrazia, non ti vorrebbe? Oh, no, mamma. Sono io che non vorrei. Ormai indosso questa divisa. Mi sono dedicata ai poveri, ai malati, a te. Ma sei giovane, sei bella, hai diritto di vivere. Se il destino mi ha ingiustamente colpita, non è giusto che tu... La mia vita ormai è distrutta. Non conta, ma la tua. Mamma, ti supplico, parliamo di te. È venuto l'avvocato Rimoldi? Sì, ieri. Ritiene che al processo uno dei maggiori testimoni contro di me abbia deposto il falso. Chi è? Un certo Santini, un cameriere del califfo. Me lo ricordo bene. Fu quello che scoprì il cadavere dell'Anselmi nel guardaroba dove facevo servizio. Ma allora, però questo testimonio non si riesce a trovarlo. Pare che sia partito per il Brasile. L'avvocato mi ha assicurato che sta facendo delle ricerche. Oh, ma... Forse il signor Camillo può essere utile in questo. Gli andrò a parlare io. No, Lucia, non voglio che tu vada in quel locale. Oh, mamma, ci sono già andata altre volte e non mi ha mangiata nessuno. Del resto è proprio il signor Camillo che paga l'avvocato. Lo so, sì, ma io preferirei che tu non mettessi mai piede lì dentro. Ehi, amico. Queste luci devono essere pronte fra un'ora. Vabbè. Che vuoi?
Signor Camillo, la signora mi ha licenziata senza nemmeno dirmi perché. Io però le assicuro che non ho... Ci penso io. Va. Tu, via. Bettina dice che tu l'hai licenziata. Perché? Non sa fare la guardarobiera. Ieri sera è sparita per più di mezz'ora. Non voglio che tu prenda nessun provvedimento se non lo autorizzo io. E in quella mezz'ora è stata chiusa qua dentro con te. E non voglio che tu mi spii e faccia scene di gelosia. Basta! Bettina, resta. Come vuoi? Devo aumentarle lo stipendio? Smettila. Possibile che tu non abbia capito come devi comportarti con me per andare d'accordo? Ma sì, l'ho capito. Dovrei lasciarti fare quello che vuoi. Stupida. Buongiorno, Lucia. Come sta tua madre? Come si può stare in prigione sapendo di essere innocente? C'è il signor Camillo? Sì, è in ufficio, entra pure. Grazie. Avanti. Ah, cara Lucia. Vieni, vieni, come va? Bene, grazie. Accomodati, accomodati. Sono proprio contento di vederti. C'è fuori la signora Fausta. Ha sempre tanto da fare, è meglio lasciarla alle sue occupazioni. Dunque, che c'è di nuovo? L'avvocato Rimoldi è stato da mia madre. Le ha parlato di una testimonianza falsa che avrebbe fatto un certo Santini. Ah, sì. Sì, l'ha detto anche a me. Ma il guaio è che costui non si riesce a pescarlo. Io mi sono già dato da fare. Mistero. Vuoi bere qualche cosa? Eh? Oh, no, grazie. Hai paura di sciuparti la voce? Oh, per quello che mi serve. Dunque... Bisognerebbe mettere in moto la polizia, i consolati. Se si ritrovasse questo Santini, la revisione del processo sarebbe sicura. Ma certo, lo ritroveremo. Sta tranquilla. È questione di tempo, ma lo ritroveremo. Non ci pensare, me ne occupo io. Tu bevi un sorso, uno solo, per farmi piacere. Alla salute. Ma quando ti deciderai a levarti di dosso quell'odioso vestito? Credo mai, signor Camillo. Peccato. Con la tua voce e con la tua figura, te faresti una fortuna. Ma no, non ne parliamo nemmeno. Te ne vai di già? Sono molto stanca. Questa notte abbiamo avuto molto da fare all'ospedale. Come vuoi. E ricordati, una fortuna faresti qui. Arrivederla, signor Camillo. E mi raccomando a lei, mi aiuti a salvare mia madre. Che Dio la benedica. Oh, sta tranquilla, sta tranquilla. Ciao, torna presto, eh? Ciao. Lucia, non parto più. No. Ho trovato un posto dove lavora Francesco. Dio mio, ti ringrazio. Io invece ringrazio i miei disegni. E in quelli Dio non c'entra. Oh, lei non crede nella provvidenza. Se avesse visto quello che ho visto io, dubito che ci crederebbe ancora. Vedo ogni giorno sofferenze, miserie, lutti. Non creda di aver sofferto solo lei. Ma ci sono dei momenti che compensano di molte cose. Intanto lei non va via e questo mi fa molto piacere. Domani andremo a fare una gita a Pompei, vuole? Ma certo. Ma davvero lei non entra mai in una chiesa? Mai, Lucia. E non prega mai? Mai. E non ha mai pregato? Sì, prima della guerra, ma poi... Però se lei vuole posso accompagnarla. Oh no, grazie. Non voglio che lei entri in una chiesa solo per compiere un atto di cavalleria. Posso aspettarla fuori? No, Stefano, ci rinuncio. Avevo pensato così, passando... L'ho rattristata? Sì, un po'. Mi dispiace molto, creda. Ma lei deve capire che... Non parliamone più, Stefano, la prego. Vogliamo andare a fare una passeggiata agli scavi? Sì, Lucia, è così bello oggi. Ehi! Prego, signore. Se vogliono che mostri loro la casa dei vetti, il labirinto, la casa del fauno, no, la casa della Morina. A noi non serve niente, vero Lucia? No, no.
Lucia, dimmi che mi vuoi bene. C'è ancora bisogno che te lo dica. Purtroppo c'è qualcosa che ci impedisce di essere felici insieme. Niente può farlo. Stefano, ti ho nascosto qualcosa fino ad oggi. Volevo entrare in chiesa per rivelarti lì il mio segreto. C'è un grande dolore nella mia vita. Mia madre è in carcere, condannata per omicidio. Innocente, Stefano, innocente, ne sono sicura. Lucia, era questo il tuo segreto? Che vuoi che me ne importi? Amo te solo. Tonno, io penso che un giorno tu rimpiangerai la tua generosità. Mai. Se tu credi all'innocenza di tua madre, ci credo anch'io. Se ci sarà qualcosa da fare per lei... Ma io ho paura. Ho paura di non poterti dare tutta la felicità che vorrei, che meriti. Con questa tristezza dentro. Lucia, solo che mi guardi così e sono l'uomo più felice del mondo. Stefano, veramente tu... Ti amo, Lucia. Ti amo. Ti amo. Il benzolo va laggiù in fondo al magazzino. E fateci attenzione. E che hai paura? Non ti sei ancora abituato. Oh, io ci dormo sopra sta polveriera. Vorrei vedere te al mio posto. Quante storie. Io la polveriera me la porto in giro per tutta Italia. Di un po', quando finirete queste tubature? Qui è pericoloso. Ne abbiamo per un'altra settimana di lavoro. Bisogna scavare fino laggiù. Che ora fa il tuo orologio? Il mio si è fermato. Le 5:15. Anch'io contavo i minuti prima di sposarmi. Ero sempre il primo ad arrivare al cancello. E guai se non trovavo la mia Zelinda lì ad aspettarmi. Erano tragedie. Buongiorno. Buongiorno. Ah. Come sta? Meglio, mi pare. Sì, molto meglio, signorina, grazie. L'ho fatto vedere a quel dottore che mi disse lei. Quello è bravo davvero. È il magazzino degli infiammabili. Ma com'è successo? E che ne so, il cannello sidrico mi è scoppiato in mano. Ho visto una lingua di fuoco. Deve essere stata una perdita di benzina da qualche posto vicino. Indietro, indietro! Ma volete stare indietro? Il guardiano di turno. Non so, forse è rimasto dentro. Dove vai? Può saltare tutto in aria da un momento all'altro. Lasciami! Stefano, aiuto! Aiuto!
Portatelo sull'ambulanza. Stefano! Stefano! Sei ferito! No, non credo. Sono soltanto un po' stordito. È stato un colpo duro, ma non sarà niente. Francesco! Oh, non preoccuparti! Francesco! È già sull'ambulanza. È la seconda volta che mi esce l'89 invece del 90. Eppure la paura fa 90, no? Il primo che mi viene a parlare del gioco dell'otto, parola d'onore, lo prende a calci. Di, non sarebbe l'ora che venisse a dormire? No, voglio finire questa copia per domattina. Se faccio qualche lavoro straordinario è tanto di guadagnato. Si capisce, sei diventato economo e previdente. Famiglia all'orizzonte, eh? Un giorno anche tu troverai una brava ragazza. Speriamo. Di un po', vi sposerete in chiesa? Perché? Oh, niente, una domanda così. Conosco le tue idee, conosco quelle di Lucia, allora... Non ne abbiamo parlato, ma in chiesa no. Le darai un gran dolore. Lucia, se mi vuol bene, si dovrà rassegnare. Faremo il matrimonio civile. Beh, fa un po' come voi, ma io ho l'impressione che tu abbia torto. Non capisco. Deve essere la stanchezza. Da qualche giorno dai disturbi alla vista. È perché lavori troppo, su, darete a me, vieni a dormire. No. Ma chi li fa questi disegni? Stefano, credo. Ci deve essere la sigla. Sì, sì, è lui. Ma cos'ha quel ragazzo? Da qualche giorno i suoi disegni non hanno più la precisione di prima. Veramente volevo avvertirla anch'io, direttore. Va bene, bisognerà passare il lavoro a un altro. Va bene. Guardi là. Ora di qua. Guardi giù. Su. Ancora più su. Può alzarsi. Accenda, signorina. È evidentissima la traccia di un trauma recente. Nulla di dichiarato per ora, ma la consiglio di interrompere il suo lavoro e cerchi di stare a letto il più possibile. Insomma, passerà presto? Non posso dirglielo con precisione. Mi dica la verità, dottore. Ho qualcosa di grave? No, di grave no, ma di complicato. Le darò un biglietto per il professor Karl. Per queste lesioni conseguenti a trauma è una vera illustrazione. Si faccia visitare anche da lui. Buongiorno. Che è successo? Stefano. Stefano, ma che ti ha detto il professore? Ha detto una quantità di parole tecniche, immaginando che io non capissi. Per tentare di confondermi le idee. Ma io ho capito lo stesso. No, Stefano, non è vero, non Dici è vero. Dici che non è vero, però tu che te ne intendi hai capito benissimo. Avanti. Perché non parli? Perché non osi dirla, questa maledetta verità? Sì, effettivamente, la retina ha una minaccia. Non giocare anche tu con le parole, la dirò io. La verità, non ho paura delle parole. Tra due mesi al massimo sarò cieco. Stefano, in nome di Dio! Ma lascia stare, non mentire, ti prego, lascia stare! Ma il professore ha anche detto che si può tentare un intervento! Già, dovrei rubare, ammazzare qualcuno per salvare, seppure possibile, la mia vista! Ma Stefano, l'assicurazione ti darà 200.000 lire! Sì, me le darà, ma occorrono subito invece, e sai quanto? 500.000, perché l'operazione costa tanto, e oltre a tutto è di dubbio esito. E tu vuoi convincermi che... Ma dovrei essere milionario. Calmati, Stefano, calmati. Ti supplico, abbi fiducia. Ho patito, ho rischiato la vita per il mio paese. Ho salvato un amico ed ora eccomi ricompensato. Devo diventare cieco. No, Lucia, no. Non piangere. Non voglio. Lucia, amor mio. Impazzisco al pensiero che non ti vedrò più. Sei bella, Lucia. Tanto bella. Non disperare, Stefano. Non devi disperare. Io sono sicura della tua guarigione. Oh, Stefano. Stefano, caro. Ho patito. Ho
rischiato la vita per il mio paese. Ho salvato un amico. E ora divento cieco. Lucia. Cara. Amor mio. Impazzisco al pensiero che non potrò più vederti. Sì, accetto la sua proposta. Vengo a cantare qui. Ma a due condizioni. Dimmi. Nessuno deve sapere il mio nome. Va bene. A un fisico come il tuo starà bene un nome spagnolo. E poi? E poi mi deve dare un forte anticipo. Quanto? 500.000 lire. Accidenti. Quasi tutto il contratto anticipato. 500.000 lire. E chi mi garantisce che dopo manterrai i tuoi impegni? O si fida o non si fida di me. Perché ti serve questo denaro? Non se ne occupi. Oh, vorrei saperlo perché mi spiacerebbe ti mettessi nei pasticci. Fausta, senti Fausta. La signorina viene a lavorare con noi per 2 mesi. Va bene 2 mesi? Sì, va bene. Preparale un contratto. Cifra globale, 700.000 lire a forfè, delle quali 500.000 dopo il debutto. Non ti devi scoraggiare, tante volte i medici sbagliano. E poi non è possibile che con tutti i ritrovati della scienza moderna... Sì, me la saluti la scienza. Che roba è questa? Un progetto di un nuovo rivelatore di gomme nelle benzine. Interessante, è tuo? Sì. E che ne fai? Niente. Mi pareva una cosa intelligente. L'ho mandato alla direzione del reparto tecnico, ma l'ingegnere Viscardi non gli ha dato importanza. Sì, mi hanno detto che so disegnare bene. E mi hanno assunto. Bella soddisfazione. Ma quelli sono dei parrucconi abbarbicati ai vecchi sistemi. Perché non lo presenti all'ufficio brevetti? Ma che vuoi che me ne importi ormai? Bello a me. Ci penso io. Ti fidi? Si vede che hai tempo da perdere. Io invece ho l'impressione... che il tuo pessimismo sia eccessivo. Ecco. Fai un po' come vuoi. Su, su. Sursum corda. Su. Però va a trovarti fra qualche giorno, eh? Ciao. Ciao. Scusi. Buongiorno. Buongiorno. Chi è quel tipo? Un mio collega, disegnatore anche lui. Sono stato per l'assicurazione. E che hanno detto? Che le 200.000 lire che ti spettano le avrai. Ho insistito per il versamento immediato, ho anche parlato dell'operazione, ma sai, purtroppo non possono autorizzarla per l'incertezza dell'esito. Insomma, amministrativamente bisogna attendere. E così amministrativamente io divento cieco mentre aspetto le loro elemosine. Hai fatto male a scritturare quella ragazza. Canta bene, sì. Non parlo della voce. È una bella figliola. Sono sicuro che farà un successone. Piace a te. Non ricominciare. Mi pare che l'ultima persona che avresti dovuto scegliere era proprio quella ragazza. Per via della madre? No, Camillo, non direi. Non capisci niente. Qui l'ho sott'occhio. E poi tenerla legata qui è il modo migliore per evitare sorprese. Ha un fidanzato. Ah, chi te l'ha detto? Lo so. Ah, buongiorno. Buongiorno, signorina. Si accomodi. E allora, com'è andata? Modo. Ecco i disegni. Ho fatto benissimo la mia parte. Però resta il più difficile. Come faremo a fargli credere Lasci che... Lasci fare a me, signorina. Ho il mio piano. E gli dirò che l'ufficio brevetti ha rifiutato il progetto. Ma che c'è un ricco industriale che per il momento vuol rimanere nell'ombra, che sarebbe disposto a pagare un'opzione riservandosi il diritto ad una percentuale se il progetto verrà attuato. Lasci fare a me. E lei cosa ha combinato?
Ho firmato il contratto. Domattina comincerò le prove. Ti voglio bene. Ma figlia mia, se stai lì ferma impalata sembrerai un fantoccio. La voce non c'è male, ma sono i gesti, i sorrisi che contano di più. Il pubblico è là. Su, stai dritta. Ma che cosa gli vogliamo far vedere? E ricordati che qui vengono per divertirsi. Siamo in un cabaret. Su, avanti, riproviamo. Questa ragazza non ha temperamento. Sono io che devo giudicare. Ecco, e a questo punto devi fare due passi verso sinistra, così, ma con molta grazia. No, ma che passi e non passi? Questo sembra un funerale. Questo è un locale dove la gente può stare allegra. Su, da capo. Devi star su con lo spirito, devi sembrare felice. Sei giovane, sei bella. Beh, bisogna prodigarsi. Cosa c'è? Piangi? Storie. Avanti, ripeti. E allegra per Dinci, allegra. Buongiorno, donna Assunta. C'è una lettera per voi. Una lettera? Sì. È di Stefano? E che volete che sappia io? Sì, io non so leggere, ma riconosco la sua scrittura. Volete che ve la legga io? No, grazie, c'è mio marito. Lui è stato a scuola, Beh, allora, con buona salute. No, aspettate, venite qua. Prendete due mele. Ve le mangerete camminando. Grazie. Arrivederci, donna Assunta. Antonio! Che c'è? C'è una lettera di Stefano. Leggimela, Leggimela. Presto. Oh. Cara mamma mia adorata. Come hai detto? Dice proprio così. Cara mamma mia adorata. Io. Ciao. Tu. Cara mamma mia adorata. Finalmente posso darti una buona notizia. Mediante l'interessamento di un mio compagno d'ufficio sono riuscito a piazzare i disegni di quel progetto del quale tante volte ti parlai. Fra un paio di settimane entrerò in possesso di un bel gruzzolo di denaro col quale, oltre che aiutare te e il papà, potrò intraprendere una certa cura piuttosto costosa agli occhi, essendosi la mia vista alquanto indebolita a causa di un trauma. Trauma? E che vuol dire trauma, eh? Ah, non lo so. Domani domandiamo a Don Quirino. Ma è per motivi di salute che vuoi essere esonerata dal servizio notturno? No, dottore. Alla sera dovrei... Mi è sopravvenuto un impegno, ma fra due mesi potrò riprendere il lavoro, se crede. Ma se di giorno lavori qui e vuoi assumere un altro servizio di notte... Quando vuoi riposare? Sono forte, non abbia paura. È un servizio d'infermiera quello che vuoi assumere? Sì, dottore. Se nel mio cuore leggerai, saprai che adesso più che mai ti voglio bene. Dovunque vada, ovunque sia, con tutto il cuor, dolcezza mia, ti voglio bene. Qualunque cosa, amore mio, per te farò. Ad ogni costo, questo amore salverò. Gli occhi tuoi che tanto amai, per le tue mani che adorai, ti voglio bene. Di te l'immensa nostalgia non è illusione né bugia, ti voglio bene. E quando a me ritornerai, per un istante almeno nel mio cuore leggerai, saprai che l'uomo che adorai sei tu. Ti voglio bene.
cuore leggerai, saprai che l'uomo che adorai sei tu. Bravissima, hai fatto furore. A te, 500.000 lire. Io rispetto sempre i contratti. L'operazione è andata bene. Il risultato lo sapremo tra un mese, quando si alzerà. Lucia, sarai soddisfatta? Hai un successo eccezionale. Cerco di pagare meglio che posso il mio debito. Vedi che si può guadagnare di più e con meno fatica che non facendo l'infermiera? Certo, non ne ho mai dubitato. Ti consiglio di lasciare in pace quella ragazza. Dei tuoi consigli non so che farne. Hai torto. Che vuoi da me? Non ti accorgi che cominci a seccarmi un po' troppo? Non hai nessun diritto, non ti ho sposata e non ho nessuna intenzione di farlo. Io non ho mai pensato che tu mi avresti sposata. E comunque fai molto male a non ascoltare i miei consigli. Apra la tenda, signorina. Mi vede un po' annebbiato, eh? Lucia. Lucia, caro. Stefano, caro, Dio mi ha esaudita. A qualcosa è servito anche il mio lavoro. Permesso, madre. Avanti, cara. Ecco, madre. Vai pure. Quella poverina ha il padre all'ergastolo, la madre è malata. Guardino, questo è per una signorina che sposerà qui a Pompei fra una settimana. Che ne dici, Stefano? Oh, cara, io non me ne intendo, fai tu. Magari una cosa più modesta, perché noi non siamo ricchi. Va bene, signorina. E a quando le nozze? Fra 2 mesi. Stefano si è appena ristabilito da una grave infermità.
Dio ha voluto proteggerla. Ma il suo fidanzato non è credente? No. Ho accompagnato qui Lucia perché non voglio contraddirla. Ma io non... Stava per perdere la vista. Ma è ancora nelle tenebre. E neanche l'amore di una dolce creatura come questa ha potuto convertirla alla fede. Ho le mie idee, Suor Maria. Ma questo non mi impedisce di apprezzare le virtù della donna che ho scelta per moglie. Stefano! Oh, non vogliamo polemizzare. Per il velo lasci fare a me. Gliene farò ricamare uno di una spesa relativa, ma ugualmente graziosa. Grazie, grazie, Suor Maria. Arrivederci. Buongiorno. 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 E non pensi troppo male di noi. No, madre. Oh, vedrà. Anche lei col tempo cambierà. Vedrà, vedrà. Si accomodi. Arrivederla, madre. Arrivederla. Stefano, hai dato un dispiacere a quella buona suora. Non so fare commedie, cara. Penserà che tu sposi un eretico. Ma ammetterai che compiono un'opera di carità queste suore? D'accordo. In quanto al velo, poi, beh, lasciamo andare. Tu vuoi il matrimonio in chiesa e... Oh, no, Stefano, ti prego, non ricominciare. Quando eri sotto quella terribile minaccia, ho fatto un voto. Sono stata esaudita. Se dovessi fare un voto io, sai che chiederei? Che tu lavorassi meno. Da quando sono guarito non riesco a vederti quasi mai. Di giorno servizio extra, di sera ospedale. Posso? Un momento. Cosa vuole? Tra pochi giorni termina il tuo contratto. Che conti di fare dopo? Quando avrò finito me ne andrò. Hai avuto un ottimo esito, saresti una sciocca a non continuare. Oh no. Potrei anche aumentarti la paga. No, è inutile. Preferisci la miseria con quel tuo fidanzato straccione? Sì. Lucia, sei abbastanza intelligente per capire che se sono pronta a darti più di quello che ti ho dato, non è solo per la tua voce. Non voglio che tu te ne vada. Non vorrà tenermi con la forza, spero. Sì, se fosse necessario. Mi piaci. Mi piaci troppo. Mi lasci! Via! Vada fuori! Allora, che vuoi fare? Me ne vado. Non credo ti piacerebbe che domani il tuo fidanzato sapesse la verità. Quale verità? Che tu sei la mia amante e che quel denaro te l'ho dato per questo, solo per questo. Sarebbe capace di una simile vigliaccheria. Perché no? Vedi dunque che ti conviene restare. Cos'è questo imbroglio? Lucia è la tua amante. Occupati dei fatti tuoi. No, voglio saperlo. Se ancora non lo è, lo diverrà, va bene? La sua fidanzata è l'amante di Camillo Di Fazio, proprietario del locale notturno Il Califfo, dove essa si reca ogni sera a cantare e a ballare. Se vuole averne la prova, si rechi al Califfo dopo le ore 22. Con l'infermiera Lucia Salviati. Non c'è. Ma come, non fai il turno di notte? No, Lucia ha attaccato alle 8. Sono quasi 2 mesi che non fa più il servizio notturno. Ho bisogno di parlare con la signorina Lucia. Lucia chi? Quella che viene qui a cantare. Sarà nel salone o in camerino. Ma scusi, lei chi è? Ma dov'è il camerino? È là. Ma non si può entrare, sa? Oh, vado a chiamare il padrone. Dovunque vada, ovunque sia, con tutto il cuor, dolcezza mia, ti voglio bene. Qualunque cosa, amore mio. Cosa fa lei qui? Chi le ha dato il permesso di entrare? Lei è il padrone di questo locale.
portare, vero? Sì, sono il padrone. Sì. Le ordino di andarsene. Dite l'immensa nostalgia, non è illusione né bugia, ti voglio bene. E quando a me ritornerai, per un istante almeno tu, se nel mio cuore leggerai, saprai che l'uomo che adorai sei tu. Chi è questo? Perché interrompere? Non interrompe anche la musica. Sei la degna figlia di quella che è in galera. Alla stazione. Stefano! Vorrei sapere chi ha avvertito quell'energumeno che la ragazza era qui. Non dovreste faticare per capirlo. Sei stata tu? E se fosse da rifare, lo rifarei. Sei stata tu? Credi che ti lasci fare il tuo comodo? Non mi piacciono le imposizioni. Sì, voglio fare il mio comodo con chiunque. E questa me la paghi. Non ti consiglio di alzare la voce con Cosa me. Cosa credi? Che abbia paura? Quella è la porta. Vattene, fuori! Vuoi cacciarmi? Per sempre? Sì, sì, e subito. Subito anche. Non voglio più rivedere la tua faccia. Camillo, rifletti. Io... Ti ho detto di andartene. Hai capito, sì o no? Sì, me ne vado. Ma credo che mi rivedrai molto presto e dove meno te lo aspetti. Buongiorno, Lucia. Buongiorno, professore. Come va? Lo chiedo a lei, professore. Se c'è una lesione midollare, è finita. Devo saperlo. C'è una persona lontana da me. Una persona che è tutta la mia vita. Voglio chiamarlo. Voglio spiegargli tante cose. Ma prima devo sapere se potrò camminare ancora al suo fianco. Non posso legare il suo destino a quello d'un relitto umano. Su, su, coraggio, eh? Adesso faremo la lastra, soltanto quella potrà dirci la verità. Dunque, signora, ricapitoliamo. Lei è disposta a dichiarare al magistrato che il Santini, unico testimonio al fatto, fu espressamente allontanato dal Di Fazio subito dopo il delitto. Sì, lo fece partire per il Brasile e laggiù scomparve. Sì, infatti il consolato lo ha dichiarato irreperibile. Se ho taciuto allora è stato per delle pressioni che mi avevano spaventato. Non le sarà fatto alcun carico di questo perché lei non è mai stata citata come teste. Crede che l'errore potrà essere riparato? Che il vero colpevole pagherà? Ne sono convinto. Eh sì, è inutile nasconderti la verità, Lucia. Effettivamente, qui c'è una lesione. L'ho vista. Ma non bisogna disperare. Vedrai, vedrai. Faremo dei tentativi. No. Non c'è nulla da fare, lo so. Dobbiamo fare avvertire qualcuno? No, dottore, grazie. Nessuno. Aspetti un momento. Lucia, c'è una visita per te. Chi è? Sono io, Francesco. Ah, vieni, Francesco. Lucia, finalmente mi hanno permesso di vederti. Ma che è accaduto? Sono stata investita. Nulla di grave, spero. No, niente di grave. Bisogna avvertire subito Stefano. Oh no, Francesco, no! Ma come no? Stefano è partito, è andato al suo paese, non so neanch'io perché.
Lo so io il perché. Ma che è successo? Tutto è finito tra noi due. È impossibile. Sì, Francesco, è finito. E per colpa mia. Colpa tua? Ma quale colpa? Tu non puoi credere, vero, che io lo ingannassi. Ingannarlo tu? Ma non dire sciocchezze. Eppure è la verità. Di notte, quando egli mi credeva all'ospedale, e anche tu lo credevi, andavo a divertirmi, a cantare, a ridere. Non è vero. Sì, Francesco, è vero. Mi piaceva quella vita, quegli uomini, il denaro. Non ti credo. Ma Stefano ha creduto. Mi ha sorpresa lì, ha scoperto tutto. E allora è meglio lasciare che Stefano mi dimentichi. Ha visto che non ero degna di lui. È inutile andargli a dire. Capisci? Mi prometti, Francesco, che non gli dirai niente. Ma... devi prometterlo. Se hai dell'affetto per me, devi promettermelo. Sarebbe troppo doloroso per me che tornasse, che riprendesse ad accusarmi. Tra noi due non ci potrà più essere niente. Mai più. Ma cosa t'hanno fatto in città, figlio mio, che sei tornato in questo stato? Parla. Parla con la mamma tua e dopo ti sentirai più sollevato. Sono stato ingannato, tradito da una donna che pareva un angelo. Tutta candore, bontà. E invece, ecco. Figlio mio. Oh, passerà. Diceva di amarmi. Dovevamo sposarci. Aveva ordinato il velo. Perfino il velo. Così la mamma non può accorgersi di niente. Grazie. Ora la faccio entrare. Mario? Quanto tempo sei stata senza venire? Sono 3 settimane. Perdonami, mamma, ho avuto tanto lavoro. Lo sai che è venuto l'avvocato? La revisione del processo, è certa. Probabilmente sarò scarcerata tra qualche tempo. Pare che si sia finalmente scoperto il vero colpevole. Oh, mamma. Che hai? Ti vedo pallida. Sei malata? No, no, mamma. Sto bene. Ho aspettato tanto questo giorno. Ormai è questione solo di tempo. E dopo torneremo a vivere insieme. E non ti lascerò più, sai? Mai più. Non sei felice? Sì, mamma, tanto. Il tuo fidanzato non dovrà più vergognarsi di me. Che hai? Piangi? Di gioia, mamma. Di gioia. Lucia, cara, che hai? Niente, mamma, niente. Lucia, tu mi nascondi qualche cosa? Lo so, lo sento. Non mi ha neppure dato un bacio. Scusami, mamma. Non posso, mamma. Non posso. Che ha? Non posso alzarmi. Ho avuto un incidente. Le gambe non mi reggono. No, mamma, passerà, forse passerà. Si tratta di cosa grave. Voglio sapere. Devo sapere. Non potrò più camminare, mamma. Mai più. Mai più. No. 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 Non mi domandate niente. Te l'ho
detto, in città non ci ritorno. Va bene, d'accordo. Ma almeno non stare tutto il giorno tappato in casa. Esci, fa qualche cosa per distrarti, se non altro. Te l'ho detto, lascialo tranquillo. E va bene, non parlo più, non parlo. È preoccupato, capirai. Ti vedi in questo stato, vorrebbe sapere. Sei suo figlio o no? È permesso? Uè, guarda chi si vede. Come mai? Beh, volevo qualche notizia, non ti sei fatto più vedere. Questa è mia madre. Un piacere, signora. È il mio amico Francesco. L'avevo immaginato. Prego, s'accomodi. Vuol prendere qualche cosa? No, grazie, signore. Riparto subito con la prossima corriera. Ho appena il tempo per scambiare quattro chiacchiere con Stefano. A quattro occhi? Beh, a quattro occhi. Va bene. No, mamma, saliamo in camera. No, non c'è bisogno. Vado a dar da mangiare le galline. Venga a darmi un salutino prima di partire. Sono là nell'orto. Va bene, signore, è mio dovere. Che c'è? Accomodati. C'è che tu con la prossima corriera partirai con me. Per andare dove? A Napoli. No. Se ti ha mandato lei è tempo perso. Puoi tornare subito a dirglielo. Tu non sai quello che hai fatto. So quello che ha fatto lei. Sei un idiota e un criminale. Ma che ti prende? Le 500.000 lire del tuo progetto mi sono sempre sembrate troppe. E troppo arrivata al momento giusto. E ieri, per un puro caso, ho saputo la verità. Ma quale verità? Quel denaro era stata lei, Lucia, a darlo al tuo collega per poterti far fare l'operazione. Lucia? E a lei chi le aveva date? Il suo amante? Se ripeti questi infami io ti sfascio la testa anche se mi hai salvato la vita. Lucia è andata a cantare in quel locale, sì, di nascosto, per avere del denaro. Ma senza neanche lasciarsi sfiorare da un uomo. Non è stata lei a parlare, è stato proprio il tuo collega. Anzi, lei si è finta colpevole anche ai miei occhi. E perché? Perché io non corressi a chiamarti dopo la disgrazia. Ma quale disgrazia? Lucia quella sera, per correrti dietro, è caduta sotto un autobus. Ed ora le gambe paralizzate, invalida per sempre. Ecco quello che hai fatto di una creatura che ha avuto una sola colpa. Quella di volerti troppo bene. Non sei stupida, hai già capito di che si tratta. Dovrai badare ai camerieri, all'orchestra, insomma fare un po' la direttrice. Sì, sì, va bene, ma quattrini? Eh? Per il prezzo ci metteremo d'accordo. Bene, vedrai. Sì, sì. Ciao. Che c'è? Quei due signori laggiù chiedono di lei. Uno è già venuto ieri sera per le informazioni e l'altro deve essere... Sì, ho capito. Aldo là, fermo. Di che si tratta? Un mandato d'arresto per voi. Pare siate implicati in una vecchia faccenda. Il delitto Anselmi. Dovete seguirci. Ah. Posso impartire qualche ordine ai miei dipendenti? Fate pure. Grazie. Devo allontanarmi con questi signori. Dirigete voi il califfo durante la mia assenza. Ma sarà per molto tempo? Credo di sì. Andiamo. Che ritrovare qui la pace dopo tante sofferenze. La compagnia delle bambine, la loro dolcezza, la loro ingenuità saranno un grande conforto. È venuta fra noi una nuova amica, mie care. Si fermerà qui a Pompei e aiuterà nelle lezioni di canto questa povera Suor Maria che proprio non ci riesce più. Vorrei parlare con la signorina Lucia Salviati ed è gente qui. Chi Salviati? La Croce Rossina? Sì. È stata dimessa ieri. Avvocato, lei è la mia ultima speranza. Ho battuto invano a tutte le porte. Lei sa dove si trova Lucia. Devo parlarle.
E non le pare d'aver già fatto male abbastanza a quella ragazza? Non mi condanni anche lei, avvocato. Ho avuto il torto di credere a delle apparenze. Apparenze? Ma la sua paralisi è una realtà. E la deve esclusivamente a lei. Non so come perdonarmelo. Bisogna che veda Lucia e le spieghi. No. Non farebbe che aumentare la sua disperazione. Lei ha già fatto male ad andare in carcere a trovare quell'infelice della madre e a darle così un nuovo dolore. Ma io credevo che... Se ci fossero leggi che lo consentissero, io la riterrei responsabile di quanto è accaduto. Ma non ci sono. Le consiglio di sparire dalla vita di quelle due povere donne e di lasciarle piangere insieme e sole appena potranno riunirsi. Ma... Non abbiamo altro da dire. Metti il tuo velo quando vai in chiesa? Già, il mio velo l'ho già offerto alla Madonna. Lasciala qui. Porta via quella bottiglia. Tu, che vuoi? Ne ho fatto della strada per trovarti. Prima di tutto io vorrei sapere tu perché ce l'hai con me. 4 giorni fa te ne sei andato proprio così, senza dire una parola. Ma non è questo il modo di trattare un amico. Ma io che t'ho fatto? Niente, non ho voglia di vedere nessuno. Sono stanco. Ho girato tutta Napoli questi giorni per ritrovare Lucia. Ma questo mette tutto a posto. Come hai fatto a ridurti in questo stato? Tu non puoi continuare così. Hai ragione. Ho deciso di andarmene. Dove? Dove vanno tutti. In America. Non mi raccontare storie, Stefano. Parliamo seriamente. Su, vieni via. Anche tu amavi Lucia, vero? Cosa? L'hai conosciuta prima di me? Le hai voluto bene prima di me? Lascia stare adesso. Su, vieni via. E dovevo essere io a schiantare la sua vita, a rovinare la mia. Dove sarà andata? Penso non sia più a Napoli. Del resto ormai, anche se la rivedessi, sarebbe tardi. So che ha voluto sfuggirmi, che non può perdonarmi. Io non posso più vivere. Su, Stefano. Addio, Francesco. Vengo con te. No, resta qui e non cercarmi mai più, mai più. E paga per me, credo di aver bevuto molto più dei soldi che ho in tasca. Potrei darti tutta la felicità che vorrei, che meriti.
dovevo capire, indovinare. Non potevi, Stefano. Ora devi guarire, curarti. Non posso guarire. Lasciami il mio destino. Ma io ti amo. Ho bisogno di te. Ti voglio troppo bene per accettare l'amore fatto di pietà. Se tu mi manchi non ho più nessuna ragione di vivere. Non sai a che punto di disperazione sono arrivato. Il destino si è caricato troppo contro di me. A che ti serve pregare se anche tu sei spietata? Inginocchiati, che la luce divina scenda su di te.